Ciao ragazzi, benvenuti su Premiere Pro. Oggi vedremo il pannello effetti e come sfruttarlo nel migliore dei modi. Passiamo dunque alla pratica. Vedete, qui sulla sinistra io personalmente ho la scritta effetti. Ora, a seconda della modalità che avete impostato in Premiere Pro, potrete averlo in varie parti, in varie zone del programma. Io personalmente lo tengo affiancato a browser multimediale, ma voi potreste trovarlo anche per esempio in questa zona qui o in altre zone particolari del programma stesso. Questo dipende dallo spazio di personalizzazione che avete qui in alto: assemblaggio, montaggio, colore, effetti e quant'altro. Quindi basterà cliccare per esempio sul pannello effetti per modificare il design del programma. Vedete, adesso mi è comparso il pannello effetti in alto a destra. Fatto ciò, apprestiamoci ad andare su pannello effetti. Vedete, qui nel pannello effetti si aprirà un'ulteriore schermata. Per il momento analizzeremo soprattutto gli effetti video e i 5 effetti video che personalmente utilizzo di più. Partiamo dalla stabilizzazione alterazione. La stabilizzazione serve principalmente, appunto, lo dice la parola stessa, per stabilizzare un'immagine che è risultata mossa in fase di ripresa. Per cercare questo effetto basterà cliccare qui in questo riquadro e scrivere stabilizzatore. Adesso quindi importerò una clip che ho registrato io personalmente diversi mesi fa e vedremo come fare per applicare questo effetto di stabilizzazione. Vi ricordo il tasto asterisco per zoomare all'interno della nostra sequenza e ritagliamo la parte interessata, quindi premendo nuovamente tasto C per attivare il taglierino e tagliare la porzione d'immagine che ci interessa. Vedete che non è un'immagine molto stabile, quindi io voglio decidere quale parte mi interessa maggiormente e applicargli la stabilizzazione. Quindi, dato che da qui a qui è la parte che mi interessa, quello che c'è dopo e quello che c'è prima, dato che non ci interessa, possiamo cancellarlo. Possiamo farlo in due modi: o con tasto destro cliccando sopra la clip cancella, ok, oppure premere il pulsante backspace, la clip andrà via così. Stessa cosa per questa prima parte di clip che non ci interessa, quindi basterà cliccare sopra di essa e premere il tasto backspace. Adesso abbiamo la nostra porzione di clip che ci interessa di più. Basterà andare su effetti, trascinare l'effetto stabilizzatore alterazione all'interno della clip stessa e vedete che aggiungendo stabilizzatore alterazione alla nostra immagine si è aggiunto in questo pannello controllo effetti stabilizzatore alterazione. Adesso vedete, lui sta facendo un'analisi in background, in pratica sta analizzando l'immagine, sta applicando una sua stabilizzazione. Adesso, come funziona questo programma? In realtà non c'è molto da andare a toccare, ma lui applica una stabilizzazione del 50% di default. Ovviamente questo valore voi potrete cambiarlo come meglio preferite. In effetti lui che cosa fa? Applica una scala all'immagine, in questo caso del 100,8%, per allineare i vostri movimenti di camera che avete sbagliato. Potete applicare uniformità minore, per esempio del 20%, questo porterà a una diminuzione della scala automatica, in questo caso di 100,7%, quindi poco. Ma ci sono casi in cui il 50% può risultare eccessivo. Non sempre questo effetto porta dei risultati eccezionali, ma vi può salvare in situazioni veramente difficili. Tenete a mente che quando applicate questo effetto, il programma di Adobe Premiere ne risentirà. Infatti vedete che qui è comparsa una riga rossa. Questo perché l'effetto appesantisce il programma e di conseguenza dovrete applicare un rendering in modo che il vostro programma possa viaggiare più veloce nella fase di montaggio. Come si fa? Basta semplicemente premere il tasto Enter e vedrete che lui creerà delle anteprime video e adesso partirà in automatico la visione del video.
e vedete che l'immagine è stata leggermente stabilizzata rispetto in precedenza. Basterà annullare l'effetto qui in alto a sinistra, attiva e disattiva l'effetto e vedrete com'era in precedenza. Vedete che c'era un po' di movimento in più. In questo caso non era una ripresa eccessivamente sbagliata, ma applicando questo effetto sicuramente otterrete dei risultati positivi. Un altro effetto che utilizzo principalmente è trasformazione e adesso lo vediamo insieme. Sempre andando qui nel pannello effetti possiamo scrivere trasformazione, stessa cosa che abbiamo fatto prima, lo trasciniamo all'interno della nostra clip. Ok, vedete posizione, posizione, scala, scala. Cosa c'ha di diverso questo effetto trasformazione rispetto al classico movimento? Questa qui che vedete in basso a sinistra usa angolo otturatore della composizione. Questo è fondamentale. Dovete togliere la spunta e applicare un angolo di otturatore. Io applico un valore di 180. A che cosa serve? Di solito questo effetto viene utilizzato prevalentemente per creare delle transizioni all'interno della vostra clip. Quindi faremo così. Ci sposteremo direttamente verso la fine della clip stessa, vi converrà zoomare all'interno della timeline, e verso la fine applicherò un keyframe a scala. Quindi al 100% ci spostiamo verso la fine della clip e gliene diamo un altro, applicando un valore di scala ad esempio di 300%. Vedete che zooma moltissimo l'immagine e l'effetto sarà praticamente questo. Ricordatevi di renderizzare nuovamente questa parte di video. Una volta che avrà terminato potrete dare il play. Avete visto? Ha fatto una zoomata molto veloce verso il centro. Poi voi potrete anche per esempio variare il punto di scala, quindi utilizzando il pannello posizione che rimane praticamente questo, alla fine potrete andare qui e centrare al meglio, vedete, spostando i valori. Ovviamente il computer ora rallenterà molto, poi dipende anche dalle prestazioni del vostro PC. Potrete centrare maggiormente la vostra immagine. Ora aggiungiamo per esempio quest'altra clip, vedete, e quindi si è creata una sorta di transizione tra queste due immagini. Vi ricordo che per salvare il vostro progetto basterà andare su File, Salva, ed è una cosa indispensabile, oppure utilizzare i comandi da tastiera Ctrl+S. All'interno del vostro pannello effetti video abbiamo anche correzione colore. All'interno ci sono vari effetti che potrete utilizzare per la gestione dell'immagine, ad esempio bilanciamento colore. Vedete che qui adesso si sono aperti dei vari bilanciamenti: rosso ombra, verde ombra, blu ombra, mezzi toni e luce, tutti i parametri che vanno a modificare l'immagine stessa. Ad esempio, se io voglio applicare una maggiore quantità di blu in questa immagine, dove, che vedete, è circondata prevalentemente dal giallo per via del sole, vedete, siamo blu mezzi toni, vedete che è cambiato leggermente questa zona qui del mare, oppure andare a toccare il blu ombra, vedete che lui creerà, in questo caso andando verso il meno, lui aggiungerà il giallo, il verde e le altre predominanti. Aumentando questo valore invece aumenterà il blu presente all'interno dell'immagine stessa. Vedete che cliccando su questo pulsante attiverete e disattiverete l'effetto e vedrete anche la differenza del prima e del dopo. Adesso questa immagine è maggiormente bilanciata rispetto a prima. Poi dipende dal vostro gusto, dipende dal video che dovrete generare, ma è questione di scelta. Potrete utilizzare quest'altro effetto, luminosità e contrasto, sempre trascinandolo all'interno e aumentare o diminuire i vostri valori. Un altro effetto che utilizzo prevalentemente è la sfocatura. La sfocatura ci interessa in maniera particolare perché anche questa può generare delle transizioni all'interno del vostro video. Quindi scriviamo sfocatura. Potete utilizzare anche per esempio sfocatura veloce, quindi trasciniamo l'effetto all'interno della nostra clip e vedrete che la sfocatura adesso ha un valore di 0. Se aumentiamo questo valore vedete che l'immagine si sfoca. Potete decidere se orizzontale e verticale, solo orizzontale o solo verticale. Io di solito utilizzo orizzontale e verticale. Potete aggiungere sopra quindi per esempio un file di testo
e dare maggiore risalto al testo stesso e quindi creare una sorta di background. Abbiamo anche sfocatura videocamera che alla fine non varia molto, ma rende più simile a una sfocatura creata realmente da una videocamera. E adesso veniamo al quinto effetto, uno di quelli che potrebbe interessare maggiormente, ovvero ultra. Questo è molto interessante perché ci gestisce il green screen, praticamente una clip del genere, cioè un soggetto in primo piano con uno sfondo verde alle spalle. Quindi questo effetto ultra andrà ad eliminare il verde per inserire un altro background. Ad esempio, ho scelto io un altro video che fungerà da background stesso. Quindi ritagliamo premendo il tasto C questa piccola porzione di video. Vedete che adesso io non vedo più praticamente la clip di sotto perché è stata sovrapposta dal video 2. Quindi per fare ciò portiamo la clip in video 1 su video 3 e adesso a questa clip applicheremo l'effetto ultra. Andiamo su effetti, scriviamo ultra e trasciniamola all'interno della clip stessa. Vedete che adesso la prima cosa che balza all'occhio è il colore chiave che è impostato su nero. Basterà premere qui, cliccare con il tasto sinistro del mouse e portiamoci. Fate un clic e vedete che sarà immediatamente scomparso lo sfondo verde. Cosa vediamo? Vediamo lo sfondo del video presente qui in video 2. In un solo clic abbiamo applicato un effetto molto interessante. Poi all'interno dell'effetto ultra ci sono questi parametri che vanno a modificare in maniera maggiore o minore la precisione di questo effetto. Quindi per adesso già così è perfetto, va benissimo, il risultato è ottimale, ma ci possono essere delle situazioni in cui vanno ritoccati leggermente questi parametri di trasparenza, luce ombra o pulitura mascherino per ridurre per esempio o per dare comunque uno sfondo più morbido alla vostra immagine. Vedete come riducendo, vedete come diminuisce leggermente il tratto dell'uomo. C'è tanto da provare all'interno del pannello effetti. Io vi ho dato i 5 che credo siano quelli più importanti e quelli più utilizzati in ambito di videomaking, ma sta a voi poi gestire questo pannello. Allora ragazzi, per oggi è tutto, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e a mettere like. Ciao!